C'è poco da dire, ragazzi. Dopo tutto questo tempo passato, io decreto la morte, almeno provvisoria, della linea Firenze-Castello-Empoli. Già. Poi anche dai nuovi orari ci sono delle fermate in più dei treni verso Firenze e da Firenze che non dovrebbero esserci, quindi già, per il momento non esiste più questa linea. Il minuetto se ne torna a Siena fuori servizio e io prendo un treno in pieno orario scolastico. Onorato di un bel prima serie, vado alla caccia del posto singolo. Povero Pop, starà qui fino alle 7 di stasera minimo. Yes, mio. Che le tracce orarie potrebbero anche essere più veloci. Dal binario 6, ma dai, questa striscia, sì, esatto, questa fottuta striscia ce l'hanno messa per un motivo, non a caso, non è qui per far bellezza. Questa striscia ha una ragione bella specifica e chi ci si mette nel mezzo, io gli sparerei un c***o in testa, perché non solo è ignorante ma non paga rispetto nei confronti di chi, a differenza di lui che vede, non vuole guardare, non vede proprio o vede male. Ecco. Bene, piccolo sfogo a parte, questo è il sottopassaggio che ormai conoscete tutti quanti. Io potrei benissimo farne a meno di questa striscia, la uso solo perché sì. Infatti qui vedete che non c'è. Posso benissimo farne a meno, ma non vedo perché debba. Qui, grazie ad una comoda deviazione, si va diretti verso il centro e si evita tutti i semafori. La cosa buona è che il passaggio è buono anche quando è stracolmo di gente. Se siamo fortunati, la gente non si pianta in mezzo. Sapete qual è la cosa più divertente? È che io ho un arco che mi spunta da dietro lo zaino, un affare lungo almeno 40 centimetri, e a Santa Maria Novella non mi hanno mai fermato chiedendomi cos'è quell'affare. Mai successo. Cioè, io potrei averci una katana lì dentro, primo che passa lo sgozzo. E niente, nessuno si ferma, nessuno chiede che cos'è, cosa non sia. Chiaro, è l'arco per il contrabbasso, totalmente innocuo, a meno che non te lo ficco su per il... Ammirateli, perché non li vedrete mai più questi, a Firenze. Zona limitrofe forse, ma a Firenze già tanto se ci sono ancora. Ed è un secolo che non metto piede qua, perché essendo un anno fuori corso, i miei corsi sono tutti... è l'unico rimasto, quello di contrabbasso. Sono tutti in villa, io in sede non ci vengo quasi mai. Ma ho un esame da fare a breve... ed è giusto che io faccia questo corso qui. Qui in piazza del mercato, piazza San Lorenzo, chiamatela come vi pare, vi è un ristorante, una trattoria, chiamatelo come vi pare, insomma, che fa almeno prezzo fisso a 55 euro a persona. Non sono pochi, però vista la qualità che c'è di mezzo, eccetera, 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 chissà che non ci si possa stare, oh madonna, palle, sti lavori.
Beh, io ogni volta che metto piede qua hanno cambiato qualcosa, invertono i sensi di marcia, mettono impalcature qui, mettono impalcature di là, sempre qualcosa cambia e la mia memoria va a farsi fottere. Questa sì che è una furbata. Ora voglio vedere poi come faccio ad azionare quell'aggeggio famoso per vedere se posso passare. Beh, io, ma, cioè, ma se bisogna fare lavori facciamoli bene, non a c***o di cane. Si sono fatti proprio a c***o di cane. Ragazzi, la fierezza che si prova a uscire da questo posto è imparagonabile. Vi faccio vedere qui dietro l'arco che mi spunta di abbondanti 40 centimetri, come ho detto prima. L'ho messo al contrario, vediamo se adesso darà un'impressione ancora più innocua, anche se, ripeto, non mi hanno mai detto né fermato nulla. E niente, vediamo. Essendo le 15.20 mi permetto un viaggio molto tranquillo, in quanto il mio treno parte alle 15.53, il 18.381, che è sempre rock. Una volta all'interno di Santa Maria Novella si è nel mezzo dell'oblio, cioè non si sa dove ogni persona che vedete andrà. E quindi bisogna essere molto bravi a prevedere. Se si è bravi a prevedere, non si perde il treno. Mi sono reso conto che ho fatto vedere alle barriere il telefono spento. C'avevo l'abbonamento, ma è andato in stand-by. Ho detto grazie come se l'avessi visto. Vabbè, vabbè, dettagli belli. 15.38. Uno dei treni proibiti. Che ormai non lo sono più perché non hanno più un collegamento diretto col treno precedente. Ora, se io dovessi seguire la mia striscia, ecco, no, succede questo, ti si stampano nel mezzo, vedi? La Madonna di Dio, cerchiamo quello per la Spezia, ma a giudicare dalla gente sarà qua. È appena arrivato, quindi è normale che sia vuoto. Ora capisco perché li chiudono i bagni, se li trovo come nello stato in cui l'ho trovato prima e non ho fatto niente perché vedi, mi faceva anche altamente schifo, bello pieno di come si suol dire, in quel caso sì, chiudilo che è meglio per tutti. Non c'è acqua, non è che gli manca l'acqua. Un giorno capirò che cos'è questo suono e quel giorno andrò a maledire chiunque l'abbia pensato. C'è chi dice un allarme per una cosa, chi mi dice un allarme per un'altra, chi ha tirato fuori l'antincendio. Ragazzi, avete detto tante di quelle cose. Che vabbè, lasciamo perdere, va. Ok, ci siamo riusciti.